Ed eccoci qui in un nuovo video, ragazzi. Oggi consigli per il fantacalcio, giornata numero 10. Prima di cominciare ti devo chiedere, se ancora tu non lo avessi fatto, iscriviti al mio canale, è gratis, esce quasi un video al giorno sul fantacalcio più le radiocronache, per cui ti consiglio vivamente di iscriverti anche per aiutarmi. Per te è gratis e invece a me aiuteresti tantissimo. E poi lascia un bel like di supporto. Ora partiamo con i miei consigliati per la giornata numero 10. Come sempre ti ricordo che se lascerai un commento qui sotto, io e il mio ottimo moderatore Vincenzo cercheremo di risponderti, e in più ci sarà la live di domani venerdì alle ore 17 con i consigli dal vivo. Partiamo subito a bomba con Spezia Lazio, che tra l'altro è la partita che seguiremo insieme sabato alle ore 15. Quindi Spezia Lazio, nello Spezia evitiamoci tutta la difesa, metterei giusto Nzola che è in un buon momento e volendo, se volete, scommettere su Jasi. Ricci si è capito che non è il rigorista di questa squadra, almeno nell'ultima non ha bollato lui su rigore, per cui lo lascerei perdere. Mentre nella Lazio ci sarà un po' di turnover dato dall'impegno di Champions di ieri, per cui Reina secondo me non sarà titolare lui. Metterà di nuovo Stracoscia, credo questo io, ragazzi, ma comunque essendo la prima partita, come dico sempre, già da un'ora prima si sapranno le formazioni titolari, per cui qui non ci sono dubbi. Luis Felipe è tornato dall'infortunio, non so se lo schiererà a titolare. Acerbi e Radu io li metterei, Lazzari è da mettere, Milinkovic Savic in ballottaggio. Ecco, io credo che qua invece giochi Akpro stavolta, quindi si potrebbe schierare lui. Leiva, questa è una delle poche partite in cui si potrebbe mettere, perché è uno che prende tanti cartellini, ma qua si può mettere. Luis Alberto, se non dovesse far turnover il mister, credo che possa essere schierabilissimo. Fares a sinistra, Fares che secondo me può essere insidiato da Marusic stavolta. Poi per l'attacco qui è la parte interessante, ragazzi. Allora, Immobile da mettere come sempre. Correa secondo me lascerà il posto a Caicedo stavolta, per cui io vedrei meglio un Caicedo. Juventus Torino, il derby della Mole. In un derby può succedere di tutto, ragazzi, per cui nella Juve, anche la Juve viene dall'impegno di Champions, per cui Szczęsny schierabilissimo si può mettere. Abbiamo in difesa tutti questi centrali, io li salterei sinceramente, andrei dritto a Cuadrado è da schierare ovviamente. Alexandro, il dubbio che si riposi, che stia a casa, che stia giù in panca, poi non a casa. Arthur si potrebbe schierare anche se non è in sto periodo fantastico. Metterei Chiesa, che qui te lo indica nella panchina, ma Chiesa può subentrare. Chiesa anzi potrebbe partire titolare secondo me, anche se in ballottaggio con Bernardeschi. Vedete che uno tra Chiesa e Bernardeschi giocheranno al posto di Alexandro. In attacco Dybala, Ronaldo, coppia obbligata, vanno messi, e anche Kulusevski mettiamoceli. Nel Toro, il Toro io eviterei il portiere. E metterei Singo, perché Singo è veramente in un periodo eccezionale, e volendo Ansaldi. Poi metterei Linetti, perché potrebbe prendere un qualche bonus. In attacco, allora, Belotti, il Gallo, va messo sempre. Poi abbiamo il solito ballottaggio Verdi, Zaza e Bonazzoli. Verdi che viene da una buona prestazione nell'ultima partita, si potrebbe anche rischiare, anche se l'ex Zaza col dente avvelenato si potrebbe mettere lui. Io in questa partita penso che il Toro faccia un gol con Belotti. Inter-Bologna, allora nell'Inter mettiamo ovviamente Handanovic. Si possono schierare un po' tutti nell'Inter, ci sarà anche qua del turnover per via della Champions, per cui io non credo che metta insieme De Vrij, Bastoni e Skriniar. Skriniar è quello secondo me più sicuro di questi qua. Metterei anche probabilmente D'Ambrosio, che dovrebbe giocare qua al posto di uno tra De Vrij e Bastoni. Poi a centrocampo Hakimi si può mettere, Barella forse oggi si riposerà, forse farà del turnover, vedrai meglio Gagliardini sinceramente. Vidal, Brozovic sì, mettiamoceli. Potrebbe anche giocare a titolare Eriksen, sorprendendo tutti, anche se Eriksen non è che sia visto così di buon occhio. Perisic lo lascerei giù, perché vedete che giocherà Young. In attacco Lukaku e il ballottaggio Lautaro Martinez, Sanchez. Ho il dubbio che riproponga la coppia Sanchez-Martinez sinceramente, tenendo il bomber Lukaku riposato per la Champions, però sono tutti e tre schierabili questi attaccanti, perché anche chi non dovesse giocare titolare può subentrare, e la difesa del Bologna purtroppo prende tanti gol, per cui questi tre attaccanti possono tutti andare a segno. Nel Bologna, allora, evitiamo, come abbiamo appena detto, la difesa. Si potrebbero volendo rischiare Ikei
e forse De Silvestri. Centrocampo al limite Svanberg, mettiamo sicuramente Soriano. Da mettere Barre o Palacio, e occhio che c'è anche Sansone. Sansone che si contende il posto da rigorista con Barrow. Facile che la spunti di più Barrow come rigorista, però Sansone può dire il suo ed è schierabile. Verona-Cagliari. Ecco, in questa partita io direi che entrambi i portieri sarebbero schierabili, quindi sia Silvestri che Cragno. Nel Verona io metterei anche Faraoni. Gran rientro di Faraoni con Di Marco, tutti e due vanno messi. Miguel Veloso che viene da un ottimo momento, poi si è capito che è lui il rigorista di questa squadra. Metterei anche ovviamente Zaccagni, Barak, la punta c'è, cioè Di Carmine che è in ballottaggio con Salcedo, Favilli, Colley. Io credo che la spunti Di Carmine, però anche Salcedo non è messo tanto male. Nel Cagliari invece abbiamo detto di Cragno, ok, bisogna mettere anche Zappa sicuramente. Poi c'è anche questo Carboni che è in ballottaggio, io oggi lo vedrei bene Carboni e proverei a schierarlo, e volendo anche Valukievic. Poi nel centrocampo Marin va messo, passerei a mettere anche João Pedro, sicuro, Pavoletti e Sottil. Questi tre qua io li metterei tutti. Ounas è costantemente in ballottaggio, però se giocasse veramente con i tre giocatori dietro la punta, Ounas è schierabilissimo. Se volete un giocatore da 6 tranquillo, avete Rog lì e si può mettere. Parma-Benevento. Allora, Sepe è schierabilissimo, un po' meno Montipò. Però un po' meno, è un nia, non è una bocciatura totale. Nel Parma io metterei Bruno Alves e Jacoponi, poi metterei Kučka, Kurtic, volendo oggi anche Hernani, anche se non è un giocatore che mi piace tantissimo, ma stavolta si potrebbe mettere. In attacco Gervinho è l'unico sicuro del posto. Come vedete Cornelius sta rubando il posto inglese, Cornelius io lo metterei. Poi rimane il punto interrogativo Caramon, se veramente dovesse giocare lui è schierabilissimo secondo me. Mentre nel Benevento, allora abbiamo detto Montipò schierabile ni, perché un golettino scommesso lo può prendere, non credo che ne prenda di più. Poi Letizia io lo metterei, rischierei anche Glick e Barba sinceramente. Poi nel centrocampo andrei con Atemai, e in attacco abbiamo la Padula che è l'unico realmente schierabile. C'è il ballottaggio in prota Caprari, Caprari è abbastanza a posto. Questi giocatori qua adesso io sinceramente non li vedo come dei grandi bomber, metterei Caprari tra i due. Roma-Sassuolo ragazzi, allora qua nella Roma eviterei il portiere, in realtà eviterei entrambi i portieri. Metterei giusto Karsdorp a centrocampo insieme a Spinazzola, perché i difensori che giocano a centrocampo vanno messi. Metterei anche Pellegrini, metterei Pedro, Mkhitaryan, Dzeko, tutto il tandem offensivo. Nel Sassuolo metterei Tolian che rientra, dovrebbe essere in ballottaggio con Muldur, potrebbe giocare veramente Tolian stavolta. Metterei anche Rogerio anche se non viene da sta prestazione eccellente. Poi a centrocampo Locatelli, Lopez, questi mettiamoli, metterei tutto il resto della squadra da qui in giù, quindi Berardi, Djuricic, soprattutto Boga e Raspadori. Non si sa ancora se sarà disponibile Caputo, anzi Caputo noie muscolari da valutare per la Roma, non si sa, potrebbe anche fare un recupero in extremis, da come dice qui sembrerebbe di no però ragazzi, per cui si può dare fiducia a Raspadori se ce l'avete. Udinese-Atalanta, ora Musso io non lo schiererei, anche se viene dal solo gol subito contro la Lazio, Musso preferirei tenerlo giù. L'Atalanta viene dall'impegno di Champions, quindi mettiamo Strigger, Larsen, mettiamo Ziegler, mettiamo anche volendo De Paul va messo, però volendo si potrebbe anche provare a scommettere su Pereira. In attacco qui ti propone Forestieri, Possetto. Ecco, Possetto sì, Forestieri ni, nel senso che secondo me è più facile che faccia giocare anche De Lufeu con un Possetto che cambi un po' il modulo. Nell'Atalanta allora Sportiello per me è schierabile, Gollini deve recuperare dall'infortunio. Poi metterei anche Toloi e Romero che viene dal gol fatto in Champions, volendo anche Jim City, è in ballottaggio con Palomino ma secondo me sono tutti schierabili. Gosens è da mettere, Atebor è in ballottaggio con Piccini e De Paoli, soprattutto De Paoli. Si può schierare Atebor, però io credo che giochi De Paoli ragazzi, se avete De Paoli non buttatelo via stavolta, provate a metterlo. Freuler in ballottaggio direi con Pasalic, io forse stavolta rischierei di mettere un Freuler, anche se Pessina qui te lo dà come probabile entrante.
in attacco. Qui non si capisce mai, ragazzi. Il Papu Gomez, tirato giù a un certo punto in Champions, perché deludeva, diceva Gasperini. Si può mettere il Papu, anche se ho paura che Gasperini non faccia il mossone tipo di, tra virgolette, punirlo. Poi abbiamo Ilicic, Muriel, Zapata, no? Questi tre giocatori per due maglie. Qui ti segna anche Diallo, Lammers manca, quindi ragazzi... Ilicic mettiamocelo come titolare, anche se vorrebbe giocare Muriel al suo posto. Zapata mettiamolo, ma mettiamo anche Muriel, ragazzi, perché anche Muriel entrerà, è anche rigorista, può far molto bene, ragazzi, non lasciamo giù Muriel. Crotone, Napoli. Allora, inutile da dire, Cordas e tutta la difesa del Crotone, lasciamola giù. Mettiamo giù Storezza se volete, perché gioca a centrocampo, e anche Pereira, ma è proprio solo per questo motivo, no? Che hanno una qualche chance di prendere un bonus. Nel centrocampo del Crotone, l'unico che sarebbe volendo schierabile è Molina, secondo me. In attacco, il solo Simi. Nel Napoli io potrei mettere anche Ospina, anche se c'è il ballottaggio come rete, bisogna capire chi giocherà tra questi due. Di Lorenzo va messo Mario Rui, c'è il rientrante di Zai, ma non è al 100%, secondo me giocherà Mario Rui e lo metterei, volendo c'è anche Gulam, però Mario Rui lo metterei. Ma non la Koulibaly, si possono mettere entrambi. Nel centrocampo Ruiz è da mettere, Bakayoko normalmente lo sconsiglio perché è molto incline ai cartellini, ma contro il Crotone non dovrebbe, per cui si potrebbe anche mettere. Poi c'è il solito ballottaggio Lozano Politano, stavolta io credo in Politano e metterei lui, anche se anche Lozano è schierabile perché subentrerà. Poi abbiamo Inglese, Mertens da mettere sicuramente, Zielinski viene dato in ballottaggio con Elmas, forse oggi da spunterà veramente Elmas. Sampdoria Milan, ragazzi, allora evitiamo Audero e tutta la difesa della Samp, volendo, se volete rischiare qualcosa, Berezinski e un po' di più Augello, uno di questi due. Sicuramente si possono mettere Candreva e Torsby, più Candreva di Torsby ovviamente. Dansgaard, ma ni Dansgaard. Poi in attacco Quagliarella, io metterei solo lui perché non si sa bene se giocherà Gabbiadini o Ramirez, volendo tra i due credo di più Ramirez sinceramente, però io metterei Quagliarella. Nel Milan si potrebbe mettere ovviamente Donnarumma e anche l'intera difesa, perché penso che non vada oltre al gollettino, alla Samp, per cui Calabria, Chiaia, Romagnoli, Hernandez, tutti schierabili. Che sì, è da mettere perché anche rigorista, l'abbiamo visto, anche se ha sbagliato il rigore, però che sì, è da mettere. Poi metterei Çalhanoğlu, questo sicuramente, Rebic in attacco, Ibra è ancora out, entrerà nella prossima, a meno che non cercherà di un recupero in extremis, ma comunque non è da mettere. Poi dopo vi direi di mettere anche Hodge potrebbe entrare e fare molto bene, se non partire direttamente titolare. Diaz, Sailemakers sono entrambi in ballottaggio. Allora, Sailemakers si può mettere, anche se probabilmente entrerà anche Casilleco. Diaz è un ballottaggio più serrato, secondo me. Diaz non lo rischierei così. Fiorentina-Genoa, partita che chiude la decima giornata di Serie A. Allora, i portieri sono entrambi schierabili, di più Dragoschi, sinceramente. Quindi Dragoschi, mettiamocelo. Poi, nella difesa, Pezzella-Milenkovic, mettiamoli. Biraghi, perché gioca a centrocampo, va messo. A centrocampo Pulgar, Castrovilli, mettiamoli entrambi. Pulgar perché è rigorista, Castrovilli perché comunque sta facendo delle buone prestazioni. Nell'attacco Caglione, anche se non è al 100%, è da mettere. Io tenterei tutto il tandem Caglione, Vlahovic e Ribéry, li metterei tutti. L'unico che rischia, quello che rischia di più secondo me, è Vlahovic, insigliato ovviamente da Kwame come sempre. Nella Genoa invece, allora, il portiere dovrebbe essere Paleari, dico dovrebbe perché non si capisce se sarà lui o Marchetti, visto che Perin è ancora fuori. Paleari, volendo, si potrebbe schierare, anche se è un po' meno consigliato degli altri sinceramente. Poi Ghiglione, Pellegrini, andrei con questi due qua, questo bel tandem. Metterei anche volendo Lerager e in attacco Scamacca va messo. Poi il suo partner non si capisce bene se sarà Pandev o Shomurodov nell'ultima ha segnato, io però vi consiglierei di più Pandev. Ora lascia un commento qui sotto se vuoi un consiglio per la tua formazione per il fantacalcio. Io e il mio ottimo moderatore Vincenzo cercheremo di risponderti sempre. Ti ricordo che solo gli abbonati hanno la certezza della risposta. Poi, se vuoi, vieni in live venerdì pomeriggio alle 17 e ci sarò io a cercare di rispondere a tutte le vostre domande sul Fanta. Ciao e buon Fanta a tutti, ragazzi!